Eccoci. Ciao Ok. Chissà se mi sentite. Ehi là. Ciao. Ciao a tutti. Tutto bene? Si sente bene, benissimo. Ok, la musica sotto troppo forte? No, va bene, no? Allora, perché siamo qua questa sera? Perché ho pensato di, così, di mettermi a disposizione se per caso avevate qualche domanda, se c'è qualche acquisto in corso, insomma, domanda sulle attrezzature, domanda su altro. Sono a disposizione per darvi una sponda se serve da questo punto di vista. Ciao Danilo, ciao Lillo, Gian, Emilio, Lorenzo. Vedo scorrere velocissimi. Ciao Enrico, ciao Davide. Allora, avete visto che la camera che vi ho suggerito la settimana scorsa, cioè in questa settimana non c'è più, è finita, è finita. Ho guardato prima per vedere se c'era qualcosa in particolare da suggerirvi ulteriore, adesso magari diamo un'occhiata insieme, perché qualcosa c'è in realtà. E quindi magari diamo un'occhiata, però volevo sapere se c'erano domande da parte vostra. Sulle luci, ma sulle luci, allora Supercar Abruzzo, dimmi come ti chiami così, perché ogni volta che leggo un tuo commento non so come ti chiami. No, sull'Apple non ho ancora avuto riscontri, nel senso che ho visto un sacco di video, come immagino abbiate fatto anche voi, però proprio di gente non coinvolta che l'ha provato e ha dato diciamo così, un'opinione spensierata, non ancora. Qualcuno arriverà presto perché qualche amico è sicuramente coinvolto dal punto di vista dell'acquisto, però aspettiamo di sentire, pare che sia molto, molto performante, vediamo. Ovviamente sono sempre tutti molto performanti, sapete che c'è proprio una legge della fisica che dice che ogni anno raddoppia la potenza e diminuisce il prezzo, quindi i loro non è che diminuiscono tanto, però. Giulio, ok. Allora, Giulio, per quanto riguarda le luci, dipende molto, cioè il mondo delle luci è un mondo gigantesco che va dall'esigenza di fare cose piccole, medie e grandi, quindi dipende un pochino dal budget. Per darti una prima risposta. Dipende molto dal budget. In genere, sulle piccole situazioni che richiedono una luce di potenza piccola, relativa, per fare piccoli set come questo, in cui ovviamente l'illuminazione è data dalla vicinanza della luce. Questa luce è relativamente potente. Se dovessimo illuminare già soltanto la parte opposta della stanza a qualche metro di distanza, non sarebbe più la luce adatta. Questa qua è una Godox SL60, ma se fosse anche una Pouture 120, comunque sia. È la distanza, no, che conta molto. Quindi per situazioni di questo tipo, soprattutto per quanto riguarda backlight, sicuramente strumenti di questa portata qua, che possono andare da una spesa più importante della Pouture 120D a un SL60, un SL150, 200, direi che vanno più che bene. Sui 200, quelli nuovi sì, meglio. Quelli un pochino più vecchi sono decisamente rumorosi, per cui dipende un po' da che cosa si deve fare. Ciao Davide. Ciao Davide. Volevi un Gorillapod? Non c'è stato nessun. Ma ce n'è, ho visto che c'erano di cavalletti interessanti in offerta. Ce n'erano diversi, ho visto delle belle offerte sui cavalletti. Allora, in buona sostanza vi posso dire che tutte le cose che ho visto sono cose
di un certo livello o di una certa data. Ovviamente gli sconti li fanno non su roba nuovissima, recentissima, però per esempio ho visto che sul sito della DJI il Ronin SC e il Ronin S sono a un prezzo favoloso, cioè bisognerebbe prenderli adesso per esempio. Così come il piccolo si chiama della DJI. Non Osmo, quello piccolo per i cellulari, la versione precedente costa niente, costa 70 euro. Quello forse lo prendo perché è così da avere. Con che focale? 24, un po' più di 24. Questo è uno zoom, per cui in genere, a seconda di come ho inclinato la macchina, mi metto più o meno, faccio una regolazione molto così spartana. In questi casi, non è che vado a di cesello. Però ovviamente essendo vicino anche il 2.8 sfoca già abbastanza. E più mi avvicino e più sfoca. Quindi vedete com'è la dimostrazione che la distanza e la lunghezza focale non è solo l'apertura che incide sullo sfocato dietro, no? Il Mini 2 non è tanto scontato, ovviamente. Invece il Mini è molto scontato. L'Air è molto scontato. L'Osmo Pocket, bravo. Il nostro Defebo, sempre pronto. Dovrei acquistare. Allora, a parte che posso mettere. Mi dimentico sempre che posso mettere in evidenza le domande. Dovrei, chiede Riccardo, dovrei acquistare la mia prima macchina fotografica, budget 350, buona sia per video che foto e non so dove mettere mano. 350 è veramente molto poco. Molto molto poco. Credo che bisogna andare almeno sulla soglia dei 500, perché sotto i 500 puoi trovare delle compatte, tutta la famiglia della serie G di Panasonic. Quelle proprio compattine tipo la G7, la GX80, però è veramente sotto una soglia di. Cioè, puoi comprare cose molto molto discretissime e non di più. Soprattutto se è solo per divertimento, ovviamente non starà a porti problemi, va bene. Va bene il budget che hai, puoi prendere Panasonic, puoi prendere Canon, puoi prendere Sony, non ti sbagli di sicuro, però la soglia minima per prendere qualcosa di un pochino ragionevole è intorno ai 500 euro, per iniziare ad allenarsi, a fare video, imparare a fare fotografie, eccetera. Spero di averti risposto, Riccardo. 350 è ancora un po' sotto la soglia. Se invece vai sull'usato, potresti appunto andare su M50, G80, che magari le trovi a quel prezzo lì. Dario Fumagalli, ciao. Allora, Lorenzo, consiglieresti il 2870 OSS in kit con Sony A7 III? Chiedo per questione di budget, dato che sconti sulla Sony non ne ho visti. Ma diciamo che se stai cercando di fare un piccolo salto su full frame e hai preso un corpo macchina come Sony A7 III e sei all'inizio, io non mi porrei proprio il problema, cioè nel senso che prendi la lente kit che trovi per la disponibilità che hai e non stai a fasciarti troppo la testa, perché già facendo il salto su full frame, prendendo la 7.3, hai già preso una buona macchina che sicuramente ti può accompagnare per qualche anno. Quindi se riesci a prendere il 2870, prendi il 2870. In questo caso prima viene la macchina, poi dopo vengono le lenti, perché quando uno all'inizio, ovviamente, se punta subito alle lenti importanti, si spaventa perché il costo vero sono le lenti, come ben sapete. Come mai si è. Io vorrei far andare almeno la playlist. Allora. A parità di prezzo prenderesti una XT4 o una 7.3, chiede Davide. E dipende un pochino a che stadio. Ah, ecco, l'hai scritto qua, scusa. Amatore evoluto che vorrebbe avvicinarsi un po' anche al video. Io prenderei la XT4 in questo caso, se, per quello che mi dici. Perché comunque sia, secondo me, ti può dare delle grandi soddisfazioni. Il full frame è da un lato
È bello passare a full frame, però non deve essere una cosa, non è una cosa così vincolante come molti pensano, cioè non è che per fare bei video ci voglia il full frame. Il 90% del cinema è stato fatto con un sensore Super 35, che non è un solo tipo di sensore, ma ogni casa lo fa diverso, però è un sensore che più o meno è grosso come la PSC, quindi non è il full frame in sé. La X-T4 è un'ottima macchina, per cui non mi porrei tanto il problema. Sul full frame sapete che quando poi le lenti andiamo su tantissimo con le lenti in termini di prezzo, per cui ci penserei due volte. Se devo iniziare, inizio da una X-T4, inizio da una GH5, non vado subito sul full frame. Davide, spero di averti risposto. La Lumix usata. Enrico dice che la Osmo Pocket 3 ha problemi di peso perché supporta fino a 220 grammi. Dipende quanto è grosso il telefono, però 220 grammi sono già una bomba, di telefono. Un telefonone. Dove parlavo di focali? Ah, e cosa hai visto, Antonio, visto che tu stai facendo il corso? Ah, ecco, a proposito del corso, vi dico che chi non ha ancora fatto il corso sappia che... dov'è? Ah, qua. Tum tum e... Basta, direi. Il mio personale Black Friday sui corsi finisce stasera a mezzanotte, quindi se volete risparmiare 80 e qualche euro sui corsi più grossi, ricordatevi che finisce questa sera, quindi sul mio sito dove ci sono i corsi, la scadenza del mio Black Friday è stasera e il codice sconto è BLACKG e con BLACKG vi decurta subito. Per esempio sul corso completo, quello dove c'è tutto, di tutto, di tutto, il corso più 4 masterclass che costa 195, diventa 117, quindi è una bella... E ti chiedevo Antonio, appunto, stai seguendo la terza lezione del corso dove parlo di focali, e dimmi che cosa hai visto in questa inquadratura per la quale poi mi hai fatto la domanda. Ah sì, Emilio, beh, è possibile che ci sia stata un'offerta speciale a 370, io non l'ho vista su Panasonic, però lì è una questione anche di fortuna, trovare, perché io da tutte le cose che ho visto non ho visto niente di strepitoso se non quella XT, io ho fatto una selezione, sono andato a guardarle per prezzo decrescente, diciamo, di modo da vedere se c'erano dei risparmi grossi su un singolo oggetto più corposo, perché ovviamente il risparmio enorme su una roba che vale già poco, sì, per carità, bene, però allora facciamo così, me lo metto qua al posto dei capelli, non si vede, così si vede, sì. Ok, Cesare ha iniziato a fare fotografia con Nikon D3, poi è passato 3002, fa i video ma ha scoperto che non è il massimo, confermi? Confermo, sì. Ma perché le Nikon di quella famiglia lì non erano ancora, cioè la 3200 comunque ha già i suoi anni, quindi se non ricordo male, sì, la 3200 ha già i suoi anni, quindi non erano particolarmente... Difatti quando avevo fatto il video ancora 2 anni fa o 2 anni e mezzo fa, il primo video sulle mirrorless, sulle videocamere sulle macchine fotografiche per fare video, quasi Nikon mi sentivo in colpa per non citarla, però... L'unica cosa che avevano fatto giusta dall'inizio era quello di mettere su tutte le macchine l'ingresso microfonico e l'uscita cuffie, che però no, no, confermo che non è il massimo. Però le macchine di quella categoria lì non erano il massimo in quel momento lì, nemmeno altre, quindi Cesare, io guarderei ad altre macchine, non... ZBenQis. Ho iniziato a girare un anno fa con G80, piano piano ho iniziato a fare i primi lavori, adesso mi va stretta. Pensavo una 7.3, secondo te è un acquisto oppure aspetto la 7.4? Allora, io vorrei che fosse, che passasse bene questo messaggio. Il fatto che adesso ci siano queste macchine che sono passate da top level a leggermente semi vecchiette, perdonatemi il termine, è un vantaggio enorme, perché vuol dire che adesso macchine top di gamma, dal punto di vista sempre delle mirrorless, come la 7.3, come la GH5, che vanno nell'usato a prezzi intorno ai 1000 euro, cioè è fantasilandia, rendetevi conto. Quindi assolutamente sì. Io non aspetterei la 7.4, prenderei la 7.3
Dalla tua fotografia mi sembra che sei anche molto giovane, per cui prenderei la 7.3, me la scasserei proprio completamente finché non l'ho imparata. Ho imparato la mini vite che c'è dietro, nascosta sotto, eccetera. E risparmierei piuttosto per prendere delle lenti buone per la 7.3. Se invece hai il budget, ovviamente la 7.4 è nuova, uscirà, sarà nuova e sarà, sarà il top in quel momento lì. Però non mi farei un problema, assolutamente la 7.3 va benissimo. È interessante sta roba qua, adesso che queste macchine vanno nell'usato, tanta roba, eh. Sony Alpha 6000, sono tutta la serie, sono ottime macchine, dipende un pochino cosa devi farci, però se vai sulle Sony sicuramente compri un qualcosa di già un pochino più strutturato. 6100, 6400, se riuscissi ad arrivare al 6400, a quella cifra lì, però mi sa che è difficile se non sull'usato. Però io valuterei sempre l'usato, cioè io 600 euro di budget cerco di prendere un ottimo usato a 600 piuttosto che un nuovo a 600, assolutamente. Riccardo, mi prenderei un mesetto, un mese e mezzo, 2 mesi. Farei una bella selezione di annunci che vedo sull'usato vicino a te in modo da poterli controllare. Vedo che su RCE ci sono sempre delle offerte anche interessanti, cioè c'è un prezzo calmierato un pochino, ecco. O se no da privati. Io cercherei di prendere un'usata buona, no, non una nuova, se ho un budget già tirato. Ardilla, ciao. Che caratteristiche minime deve avere il Mac? Non dipende da Final Cut, ormai non dipende più, a meno che non hai un Mac proprio antichissimo, dipende dai file che ci metti dentro, quindi Final Cut, essendo fatto per il Mac, gira praticamente su tutti i Mac. Il problema può essere che poi i file che gli metti dentro sono pesanti, però dirti le caratteristiche del primo. Io le GH, le Panasonic con le Panasonic GH2, 3, 4 e 5, anche con macchine vecchie, i 5, magari non utilizzando i file. Adesso forse se mi dici che macchina hai, facciamo prima, però non dovresti avere nessun problema. Anche con i base 2017, 2019 non ci sono problemi di sorta. Può essere un problema se metti dentro dei file molto impegnativi, molto pesanti per la macchina, per il computer. Davide ti dice che dice a Riccardo: credo che su Sony c'è anche il cashback. Dunque, dove siamo? Mi sono perso. Ah no, ero già sotto. Allora, se dovessi consigliare una videocamera per uso. Videocamera? Io non la consiglierei una videocamera. Nel senso che non mi sentirei di. Non saprei cosa consigliarti. Nel mondo delle videocamere c'è 1 miliardo di prodotti. Quando parli di amatoriale, è proprio una roba che ti accompagna talmente poco. Non lo so, forse il turista che non ha voglia proprio di nessun tipo di sbattimento, può essere soddisfatto da una videocamera perché la videocamera schiacci rec e vai, no? Quindi sì, però io non me ne intendo tanto di quel livello di videocamere lì, perché sono videocamere proprio solo super amatoriali appunto, per i video di famiglia, ma neanche, cioè proprio per il turista, ecco, non saprei neanche come descriverlo. Cioè, c'è questo concetto da capire, che le videocamere sotto una certa soglia servono proprio solo a quello. Una videocamera già importante, con la quale puoi fare un po' di documentari, un po' di reportage, non dico di salire ovviamente alle serie cinema, comunque già costa subito intorno ai 2000 euro, non è che costa poco, no? E invece sulle low budget non saprei proprio cosa dirti, perché adesso l'altro giorno guardavo perché mi chiedevano, cioè, c'era un cashback, non un cashback, un Black Friday sulla AX100, che è già una videocamera non proprio
low budget, però c'è comunque sempre quella sensazione di vedere il video delle vacanze, quindi non lo so, io non su quello non so consigliarti, ti posso dire certamente che Sony, Panasonic producono delle ottime videocamere anche low budget, però più di quello non saprei dirti, non so consigliarti in quel mondo delle piccole videocamere. Enzo Santoro, devo prendere la giacca 5S perché voglio limitare al massimo l'uso del faretto. È la scelta giusta o con un prezzo inferiore posso ottenere una camera con le stesse prestazioni? Puoi prendere una camera con le stesse prestazioni con qualcosa di meno, dipende da che cosa devi farci però. La GH5 ha delle buone prestazioni in basse luci e ha un file molto molto bello. Buone prestazioni in basse luci rispetto alla GH5, però forse se dovessi comprarla oggi prenderei una Blackmagic. Quasi sicuramente prenderei una Blackmagic. Per portatilità, praticità, la GH5 è stata monumentale. Per chi fa set, per chi fa delle cose nelle quali ha bisogno di una macchina, a prescindere da tutti gli optional, tipo la stabilizzazione della GH5. Anche la S è un'ottima macchina, però oggi come oggi io prenderei forse una Blackmagic perché ha un file più bello sotto certi punti di vista e sicuramente a un prezzo inferiore perché la Blackmagic 4K adesso credo che starà schiando, sta per arrivare ai, non so, 1200 forse. Non so cosa è successo nel Black Friday però. Allora, sto leggendo Giulio. Io preferisco i softbox in generale, per cui sì, devi prendere la SL60 col softbox Bowen, ce ne sono tanti, ci sono quelli direttamente della Godox o ci sono anche di terze parti e col nido d'ape, consigliabile, perché così hai anche la possibilità di avere una caduta più diretta dove c'è la luce, no? Io in questo momento qua ho un nido d'ape qui, in modo che la luce arrivi qua e non vada a spargersi troppo dietro. Tu dici la parabola, intendi dire un ombrello? No, a me non piace tanto, per il tipo di luce che piace, per come piace illuminare a me, non, io preferisco il softbox. Giulio, spero di averti risposto. Per il mondo professionale la Best Buy e la Blackmagic dipende, ce ne sono tante. Ci sono Canon, Sony. Forse intendi come prezzi. È molto competitiva, molto aggressiva sul prezzo Blackmagic perché è ovvio che debba essere competitiva, perché se no non sarebbe mai entrata in un mondo governato dalle quattro sorelle. Cioè, nessuno l'avrebbe fatta entrare, invece così, essendo competitiva sul prezzo, ovviamente si è fatta il suo spazio, ecco. Quindi è ovvio che sia più economica in senso assoluto. Se Best Buy intendi quello, sì, sul prezzo. Esatto, sì. Davide, sono d'accordo con te. Però dal punto di vista dei menu e della praticità d'uso, in assoluto prima, secondo me, cioè come comodità, come semplicità Canon, come ampiezza e come facilità di gestione dei menu Panasonic, poi dopo vengono Sony e Fuji. Sony ce la faranno un giorno a semplificare il menu, adesso hanno già fatto con la 7S3, l'hanno già semplificato molto, però prima di averlo semplice come Canon ci vorrà un bel po'. Tu sei andato, Enrico, sei andato subito su a comprarti il 12 Pro Max. Ti sta bene che ci vuole l'Osmo 4.
togli la custodia. Quanto pesa l'Osmo 12, il 12 Pro Max senza la custodia? Ricami altri. No, mi sa di no. G80 dice Benkis. Piano piano ho iniziato a fare i primi lavori, adesso mi sta stretta. Pensavo una 7.3. Secondo te è un buon acquisto? Oppure. No, l'ho già visto prima. Scusami, ti ho già risposto. Davide dice che c'è un ottimo cashback da Fotoema, ma credo che i cashback siano uguali a livello nazionale, però può darsi che da Fotoema ci sia qualcosa di particolare. Al limite, date un occhio. Consiglio su una buona lente tuttofare per GH5. Per GH5 la lente tuttofare è solo una, la 12, sarà GH5, il 12-35 2.8 versione 2, quella è la lente tuttofare per eccellenza. No, 12-60, Davide. Come mi dici il 12-60? Non devi dire il 12-60. Adesso devi anche spiegarmi perché hai detto 12-60. Comunque ti faccio amico lo stesso, Davide. Tra l'altro, devo poi chiederti una cosa so che sei un super esperto di uomo ragno, se non sbaglio. E devo poi chiederti una cosa. I miei video. Cosa dici? Cesare, scusami. Ah, ok, non hai visto i video. Va bene. È andata a ruba quella macchina lì. Io non so quante ne hanno vendute, ma ne avranno vendute. Boh, decine, 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 forse qualche centinaio. Ciao Giuseppe, grazie. Alex Bocelli, ciao. Io ho preso tutti i corsi qualche tempo dallo sconto, ma. Ho preso tutti i corsi qualche tempo prima dello sconto. Dipende quanto tempo prima, perché in questi giorni ti posso dire, così ve lo dico perché così sono. Oh, mi metto l'animo in pace. In questi giorni in cui ho fatto il Black Friday, tante persone hanno comprato il corso senza vedere che c'era il Black Friday, però poi gli ho scritto e gli ho regalato altri corsi, perché altrimenti. Quindi se non l'hai comprato, se l'hai comprato il giorno prima, mi scrivi e te lo sconto lo stesso. Se invece l'hai comprato già un po' prima, almeno. Allora. Però mi chiedi anche perché micro 4 terzi e perché full frame, vantaggi e svantaggi. Però se hai preso i corsi e mi fai questa domanda, vuol dire che il mio corso fa veramente schifo. È troppo complessa da spiegarti qua. Se dovessi fare una sintesi, ti direi però, Alex, che è un non problema. È un non problema, cioè è vero che il full frame è un sensore più grande, di conseguenza i singoli pixel, i singoli fotorecettori, diciamo così, a parità di megapixel sono più larghi, quindi catturano una quantità di luce più importante, una serie di informazioni più importanti sulla luce, sul colore, eccetera, eccetera. Però, quindi, il discorso della luminosità, la restituzione di uno sfocato diverso, il fatto di poter gestire le lunghezze focali anche in una maniera diversa, per esempio sulla GH5 che è un micro 4 terzi, c'è un po' di difficoltà ad avere dei bei grandangoli. Non è semplice come sul full frame che ne hai 500.000 tra cui scegliere, no? Però detto questo, una reale differenza in termini di risultato pratico non c'è. Perché, come vi ho detto prima, la via di mezzo tra micro 4 terzi e full frame e Super 35 è tutto il cinema che avete visto fino all'altro ieri, è stato fatto con Super 35 e non con full frame. Quindi, sì, Antonio, è esattamente questo il punto. Io nei corsi, quando parliamo delle focali, faccio presente che sono tre gli elementi che determinano lo sfocato, no? L'apertura del diaframma, che in questo caso è un 2.8, no? La lunghezza focale e la distanza del soggetto dalla lente, no? Dal sensore, dalla lente. Quindi quando noi dobbiamo
sopperire alla mancanza di apertura del diaframma. Per esempio, se io adesso mi metto con un diaframma a... Allora, facciamo così. Aumento gli ISO. Vi faccio vedere così live. Aumento gli ISO. Chiudo il diaframma per avere più o meno l'esposizione di prima. Vedete però che ho già meno sfocato dietro. Sto facendo tutto così al volo. Ho già meno sfocato. Se io adesso sono a 5,6 e la mia lente non mi consente di andare oltre il 5,6 perché non ha un'apertura più grande, io se mi avvicino, vedete che sfoca comunque di più perché ho variato un altro parametro che è la distanza. Se faccio la stessa cosa e vado a 28, anche qui senza modificare il diaframma ho comunque lo sfocato e sono a 5,6 di apertura, no? Quindi sono tre gli elementi che determinano la profondità di campo, quella lama in cui è a fuoco. Adesso io torno a 2,8, vado sovraesposto ovviamente, poi scendo con gli ISO. Tac. Così. E ho di nuovo l'esposizione più o meno di prima. Capito, Antonio? Chi sta facendo i corsi, naturalmente non abbia mai, 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 mai problema a postare delle domande all'interno del gruppo allievi o comunque nel gruppo Facebook, perché ci sono allievi magari che hanno più esperienza, poi ci sono anch'io che vi posso dare delle risposte. Per cui se avete dei dubbi di qualsiasi tipo, per esempio Alex che chiedevi perché magari posso anche averlo spiegato male in un certo momento, non lo so. Però se c'è qualche cosa che non torna, voi scrivete Giuliano, ma guarda che quella roba lì io non l'ho capita. E io all'interno del gruppo allievi ve la rispiego. Carlo chiede se conviene comprare una M50 nel 2020 o aspettare la M50 Mark II. Secondo me la M50 Mark II dai rumors non avrà granché in più, cioè dai rumors, da quello che si sa. Ci sarà qualcosa nella connettività, eccetera, però non credo che sia quel balzone in avanti. E invece la M50 di nuovo usata, invece è proprio quello da comprare adesso perché... arriva la M50 Mark II e uno compra la M50 normale perché conviene. Per quanto acquisteresti oggi una 7.3? Beh, secondo me se uno la trova a 1000, 1200, 1300 fa già un affarone, cioè la compra bene. Però il prezzo di listino credo che sia con il cashback sia decisamente di più. Però nell'usato c'è a meno, quindi io ne avevo comprata una a 1400, 1450, un mio allievo ne ha comprata una a 1400 qualche mese fa. Per iniziare, assolutamente sì, i Tamron vanno benissimo, questo che vedete qua sopra è un Tamron, soprattutto perché come sapete io sono all'inizio della mia carriera del fare video, no... I Tamron sono un'opportunità fantastica che c'è su Sony e non c'è su Canon. In che senso? Nel senso che usciranno l'anno prossimo, però avere delle lenti economiche e leggere per lavorare in portatilità, cioè quando ti serve la camera per fare le live, quando devi andare in giro con la camera, a fare delle cose più appunto in mobilità, in portatilità, non quando devi lavorare su un set o su qualcosa di un pochino più importante, sono delle ottime lenti, non c'è paragone come prezzo. Soprattutto la 17-28, perché veramente la 17-28 io faccio molta molta difficoltà a giustificare il prezzo, il delta di prezzo rispetto al 16-35 G Master. Non c'è quell'abisso, cioè se io prendo una lente del livello della Tamron e lo confronto con un 16-35 serie L di Canon, vedo una differenza forte, no? Molto, molto, molto forte. O con le nuove RF, insomma, giustificare un prezzo da 700 a 2000, devo proprio vedere delle robe, no? E in quelle non lo vedo tanto. Per cui il 17-35 sicuramente, il 28-75 come lenti, diciamo, un prezzo abbordabile,
e soprattutto che ti danno grande compattezza della macchina, molto leggera, molto snella. Assolutamente un ottimo acquisto. L'unica cosa, tieni presente che il 28 è ancora nella famiglia dei grandangoli per un pelo, però potrebbe mancarti un po' di angolo aperto. Però va bene per iniziare, è una tuttofare, va benissimo. Jampai, non ho capito. Non ho capito la domanda, forse mi sono perso qualcosa sopra. Il mio softbox è quello della Godox, però ce ne sono anche altri. Ce ne sono anche altri. Ce ne sono anche altri. Il softbox serve ovviamente per fare in modo che la luce, adesso ve l'ho fatto vedere in alcuni video, serve a evitare che la luce sia troppo dura sul volto, no? Poi dipende da altri fattori anche, però sicuramente contribuisce ad ammorbidire un po' la luce che altrimenti sarebbe troppo dura sul volto. GH4 in 4K, beh, allora direi che non hai problemi sul. Non so se hai già un Mac o se devi acquistare un Mac, però ardilla. Enrico, ciao Enrico. Enrico Renzi, per GH5 quale lente zoom consiglieresti? Panasonic 1235 f2.8 costante, mi tenta. Il Sigma 1635 in 8, ma ci vuole un adattatore e non costano poco. Sono due universi paralleli, diciamo così. Allora, la lente storica su GH5, ma su micro 4 terzi in generale. Per fare lavori con la L maiuscola, nel senso produzioni, voler ottenere una qualità video, una resa video importante, tutti sono andati sul 1830, sul Sigma, no? Da sempre vuol dire già con la GH2. GH3 c'era gente che li utilizzava perché c'è l'1.8 e soprattutto perché questo anello adattatore non è un anello adattatore, quello importante, il Metabon, anche il Viltrox, ma il Metabon è un'altra cosa. Cioè la macchina cambia radicalmente, già è una macchina strepitosa, se tu ci metti il Metabons e il Sigma 1.8 diventa una bestia. Perdi delle altre cose, però guadagni un po' di luce, guadagni un po' di apertura, no? Perché il Metabones fa anche questo, però la macchina diventa molto più pesante, diventa più impegnativa, eccetera, eccetera, eccetera. Per portatilità non c'è neanche da iniziare la partita, il 1235 f2.8 sicuramente, perché una lentina così è bella, ha comunque un'ottima lente, insomma la macchina rimane super compatta, eccetera, eccetera. Qualità Sigma. Portatilità, praticità, 1235 f2.8 sicuramente. Possibilmente attenzione a prendere la versione 2 perché la 1 aveva qualche problema. Se doveste prenderla sull'usato, potrebbe capitarvi che andate a sbattere contro un 1235 1. Invece dovete accertarvi che ci sia il 2 di fianco sulla scatola. Enrico, spero di averti risposto. Ottimo, Sigma, ottimo, sicuramente. Se hai voglia. Però il Metabon ci vuole, lo speed booster. Notizie su una nuova PSC Sony. L'impressione è che abbiano deciso di non puntarci più. La 7C dice molto al riguardo. Chissà. Sì, avevo capito Enrico, Sigma 1835. La 7C dice molto al riguardo. La 7C costa un sacco di soldi, non so. Non lo so. Non lo so, secondo me boh, sui sensori ridotti ci sarà qualcuno che continuerà invece a lavorarci in maniera pesante, sicuro. Secondo me Panasonic uscirà con qualcosa che cambierà di nuovo le carte in tavola. Non so se con una GH6, non lo so, sto parlando di sensazioni mie, eh. Però secondo me Panasonic nel mondo sensori crop. Secondo me uscirà con qualche sorpresona, non solo non questo grande passaggio che hanno fatto a full frame è importante, ma secondo me succederà qualcosa. C'è ancora tante carte da giocare sul sensore ridotto, perché le macchine stanno aumentando la prestazione dal punto di vista della
dell'intelligenza, chiamiamola intelligenza artificiale, per cui, come vi dicevo, il sensore è importante, ma non credo che la guerra si combatta solo sulla dimensione, solo sul full frame. Ma ci sono i microfoni, ci sono questi della Sinco che sono un buon rapporto qualità-prezzo e anche i Rode, il Wireless Go, sono ottimi da abbinare a quel kit, perché se mi parli di una 250D è inutile che ti sto a dire di prendere un Sennheiser che costa di più della macchina. Quindi io personalmente non uso i lavalier, poi dipende da cosa devi fare, però se immagino tu ti riferisca ai video che pubblichi su YouTube, io ti consiglio di avere un microfono direzionale vicino, magari un po' fuori campo, non so, dipende se vuoi averlo in campo o non averlo in campo. Questo qua, per esempio, è un normalissimo Rode VideoMic, no? Io lo tengo leggermente fuori, però la qualità del direzionale non è paragonabile a pari livello wireless. Sì, il lavalier mi stavi chiedendo, vabbè. Spero di averti risposto. Vorrei ancora una reflex e passare una Canon EOS 90D. Che cosa ne pensi? Anziché, e poi ho perso un pezzo, Daniele Coppelli. Allora, ti posso dire semplicemente che la sorella precedente, la 80D della Canon, è una delle macchine che hanno fatto la storia del video e della fotografia in ambito indipendente, realizzazione di video, appunto di vlog, macchina scelta per portatilità rispetto a tante altre. Negli ultimi 5 anni, 10 anni, ha fatto furore quella serie di macchine lì di Canon. Per cui non è che sbaglia prendere una 90D. Se vuoi assolutamente continuare a rimanere con le reflex, non c'è un giusto o uno sbagliato. In più la Blackmagic ha la possibilità di girare in RAW. Davide sta rispondendo a qualcuno, non so chi. Sto riprendendo da Sony A7S3, Davide. Sì, sto riprendendo da Sony A7S3. Io in genere, per fare tutte le cose che vedete qua e su YouTube in generale, uso semplicemente la macchina in profilo standard, non faccio niente, non penso che serva, nel senso che c'è un video recente in cui vi ho spiegato che il colore o la qualità si deve fare davanti alla macchina e poi la macchina segue. Però per praticità d'uso, perché questa macchina si muove e quindi quando è qui è impostata in un set proprio super basic. Sto riprendendo con una 7S3 comunque. Esatto, Mako DJ. Sì. Allora, monitor di livello, soprattutto foto. Io non sono un esperto di fotografia, eh. Faccio fotografie perché il mio mondo è il mondo dell'immagine, quindi è importante avere una consapevolezza della fotografia. Sono un appassionato di fotografia, niente di più. Io oggi ne parlavo con gli allievi anche del corso, quelli che stanno facendo la masterclass sulla Color. Penso che comprerei un BenQ di quelli apposta per il video. Adesso non credo di avere qua un link, però se andate sul sito della BenQ ci sono le sezioni. Un buon monitor è un monitor fatto con caratteristiche per la fotografia, per il video, per i designer. Ha sicuramente buone prestazioni. Quello che su cui io mi sento sempre di insistere è che se produciamo per Netflix, se produciamo per la televisione, se produciamo per un interscambio di materiali con persone che debbono, case di produzione, che hanno bisogno di avere degli standard precisi, è un conto. Viceversa, il video e la fotografia sono due cose diverse. Adesso però tu forse me l'hai chiesto per la fotografia. Però per sfatare questo mito, nel mondo del video avere un monitor ben calibrato, di buona qualità, è molto importante. Però tenete conto che, appunto, se non fate quelle produzioni di cui ho parlato poco fa,
Se non fate, se non lavorate appunto per realizzare produzioni di livello molto alto dove sono richiesti degli standard, nessuno guarderà mai i vostri video su un monitor uguale a un altro. C'è quello che lo guarda sul telefonino, c'è quello che lo guarda sulla televisione, c'è quello che lo guarda su un monitor calibrato così, uno sul monitor calibrato cosà. È diverso dall'universo della fotografia dove le stampanti sono i giudici finali e sono tutte tarate in un certo modo, dovrebbero esserlo, ma possono essere tarate in un certo modo. I monitor non saranno mai tutti uguali. Quindi, per quanto riguarda il monitor per video, un buon monitor sì, ma senza impazzire, perché a meno che non facciate appunto quel tipo di produzioni là, allora ci sono dei monitor apposta che costano migliaia di euro caduno. Viceversa, io non andrei a spendere mai per un monitor più di 700 euro, 1000 euro, ma proprio già un buon monitor, ma senza esagerare. Mio consiglio, e poi ovviamente. Comunque BenQ, io andrei verso i BenQ perché anche sono ragionevoli in termini di qualità-prezzo. 500 euro di base per aver deciso di comprare un corpo macchina Sony 2000D, quale lente tuttofare consiglieresti? Sony 2000D. Mi sono perso Sony 2000D, aspetta, un po' di confusione. Max, spiegami meglio perché non ho capito che macchina è. Un buon microfono per GH5 non troppo costoso. Allora, per farci che cosa, Emanuele? Uso compressor per esportare i miei video. No, Nicola, non utilizzo compressor. Io faccio una piccola equalizzazione direttamente lì. Purtroppo il problema grosso è che adesso io ero a metà strada tra spostarmi in uno studio o in un altro studio e ovviamente quest'anno è stato un delirio. Il problema del luogo in cui mi trovo adesso è l'acustica dell'ambiente, soltanto che uno dice: beh, adesso mi sposto e quindi non faccio il trattamento dell'ambiente. Di conseguenza, sì, un po' di equalizzazione la faccio per pulire un po', per togliere un po' di riverbero, ma pochissimo. Certamente non uso, no, non uso né compressor né utilizzo plugin di trattamento dell'audio. Faccio attenzione a registrare. Non so se ti ho risposto, Nicola. Sì, la 250D è la versione, è quasi la sorella della M50. Perché la G80 mi restituisce riprese sempre con un rumore di fondo anche in piena luce e a bassi ISO? Non lo so. Non lo so. Non dovrebbe. Non dovrebbe. 1224 Art Sigma per SD promosso oppure qualcosa sempre partendo da 12. Perché 12? Perché il 12 sulla 6D? Chiedo a 713 AM. Non la conosco quella lente lì. Il 1224 non l'ho mai provata, per cui non so dirti. Il Neewir Enrico Benatti RGB luce, sì, che può servire per fare un po' di decoro, però non è molto potente come luce. Allora, Davide, stai rispondendo adesso alla domanda che ti ho fatto prima. Sì, Alex Bocelli. Ovviamente prima ti ho detto che se hai fatto il corso mi fai quella domanda, però te l'ho detto ovviamente tu sei in amicizia, è molto più facile che sia stato io a spiegarlo male che tu a comprenderlo peggio, quindi vai assolutamente tranquillo. Se vuoi mi puoi scrivere nel gruppo e te lo rispiego bene quel concetto lì, se non l'ho spiegato bene te lo rispiego bene. Davide, lo so che tu avevi preso la GH5 col 1260. Però il 1235 è più bella del 1260, così arriviamo. Ciao Fabio. Ciao Fabio. Fabio Ramazzin. Qua c'è. Abbiamo un maestro di arti marziali anche, per cui attenzione. Fabio ha un suo canale di Aikido, per cui gli appassionati di Aikido. Ah, vedi subito Danilo ha scritto. Alex,
Tranquillo, Alex. Come faccio a tenere lo sfondo più scuro di quello che viene a me? Perché lo sfondo deve essere. Allora. Oh. No, non funziona questo telecomando qua perché è quello dell'altra luce. Lo sfondo deve essere buio. Cioè, lo sfondo è illuminato appunto da due faretti RGB come quelli che hai comprato tu, che sono fuori dal campo, non li vedi, no? E sono appena appena illuminati. Quello che vedi tu in camera, quello che vedete voi in camera, è quello che vedo io a occhio nudo più o meno. È così, non è diverso da così. Poi dopo aggiungi la luce principale, no? Ma la devi tenere ovviamente orientata verso di te. E qua in alto, vedi dove ho il braccio così alzato, e qua in alto girata verso il basso a 45 gradi, quindi non va a piovere dietro, e ha il nido d'ape sopra. Se tu non la metti in alto, piegata verso di te a 45 gradi, la luce va a finire dietro. E poi di luce non ce n'è, che ce ne deve essere tantissima, eh. Devi partire. Devi iniziare a alzare leggermente l'illuminazione. Adesso qua ce n'è persino troppa, secondo me. Certamente non è. Beh, dipende dalla camera, però non è detto che sia necessario andare nemmeno a spararla troppo. Cosa ne penso degli adattatori Metabones? Alex, sono i migliori che ci siano in assoluto. Sono i più cari che ci siano in assoluto. È quello il problema. Giuseppe Ronzano dice: la fotografia è alla base del video, sacrosanto. È preferibile iniziare con un corso di fotografia o si può iniziare direttamente con un corso video? Se fai il mio corso video, non c'è bisogno che fai il corso di fotografia perché dentro noi facciamo un sacco di fotografia prima di parlare di video. E se no, sì, consiglio di fare un corso di fotografia. Consiglio. Mio personale. Nei miei corsi, i miei allievi, qua ce ne sono, in questo momento nelle live ce ne sono più di uno, ti potranno dire che noi facciamo fotografia prima di parlare di video, perché è talmente importante che non possiamo non farlo. E tutti i miei allievi che sono anche fotografi, posso dire per certo, molti fotografi adesso si stanno preparando, perché ovviamente il video è importante, lo sarà sempre di più, e quello che avete visto fino ad oggi non è niente rispetto a ciò che sarà del mondo video. Hanno tutti già un occhio più preparato, un occhio più preparato e la tecnica, no? Perché la fotografia è la base di tutto. Quindi, se per caso vuoi fare un corso, vuoi fare il corso con me, puoi farlo ce ne sono tantissimi altri bravi che fanno i corsi di video. Sappi che nei miei corsi ci sono, facciamo tanta fotografia all'inizio. Se devi fare un corso, fallo con lo sconto Black Friday che vedi qua in alto. No, ho detto che sono all'inizio nei video di YouTube, non sono all'inizio in generale nel video, ahimè. No, ma 11.800 iscritti non sono tanti, non sono tanti. Cioè, potrei farti vedere qualche mio collega che ne ha tanti, a tanti sono un'altra cosa. Però io facendo una cosa molto di nicchia, nel senso, essendo molto interessato alla parte divulgativa, avendo i corsi, eccetera, sono più interessato al fatto che la community sia una community molto presente, molto coinvolta, piuttosto che ai numeri in senso assoluto, perché il numero di iscritti è relativo, mi fa piacere, ovviamente, però mi fa piacere che chi c'è sia contento, insomma, che sia. Mi piace leggere i vostri nomi e sapere chi siete in qualche modo, no? Piuttosto che adesso molti di voi proprio so i nomi, so chi sono, perché avete visto che io rispondo quasi a tutti nei commenti. Allora, di nuovo ho fatto uno scorri troppo veloce.
Antonio Di Franco, no. Come fai a capire se un usato è un buon usato? È un buon usato se il prezzo è un prezzo idoneo. Io la cosa che faccio, un consiglio che vi do, ve lo faccio vedere. Come faccio a farvelo vedere? Beh, così, semplicemente così. Facciamo così. Vediamo se... Allora, se io vado su eBay... eBay. Allora, e cerco per esempio Canon 6D MK2 e poi vado qua in basso a destra e metto oggetti venduti e vado a cercare le macchine. Non è che vi sbagliate tanto, nel senso che adesso ho messo la Canon 6D e non ce n'è neanche una. Ah, ok. Vedete quali sono i prezzi medi di vendita dell'usato? No, sulla macchina. Mettiamo qualcosa di più facilmente trovabile. Vediamo un po'. Canon 5D MK3, per esempio. Credo che se ne trovino di più. Vedete qua tutto un corredo, eccetera. Se voi andate a dare un'occhiata qua e mettete oggetti venduti, inserzioni scaduti e scadute, questo vi dà un panorama reale del mercato. Cioè, queste sono le cifre a cui sono state vendute le macchine. Poi potete guardare Italia o estero, va bene, però... Panasonic GH5, no? Anche qui, Panasonic GH5, vedete quali sono i prezzi. Per cui se trovate un'offerta che è troppo più bassa, dovete stare attenti perché potrebbe esserci una fregatura dietro, no? Per esempio questo 700 qua, boh, è un po' troppo basso, no? Però, se vedete che c'è un 10, un 20% in meno, vuol dire che sono tutte nel range delle possibilità. Diciamo che oggi comprare una GH5 solo corpo intorno ai 1000 può essere una buona prospettiva. Però vedete, sono un po' di nuovo risalite le GH5, perché c'è un sacco di gente che sta andando verso la GH5. Ovviamente, perché per la ragione che vi dicevo prima. C'è gente in più che sta andando alla GH5, non è che la GH5 sta rubando clienti alla 7S3, ovviamente, no? Però quando uno dice una macchina entry level perché voglio iniziare a fare video, voglio iniziare a fare fotografia, no, fotografia no, ma voglio iniziare a fare video, caspita, adesso tra le possibilità c'è la GH5. Beh, tanta roba, eh? Siamo ancora un quarto d'orina, tanto vedo che siete ancora in tanti, quindi... il forno che ha fatto saltare la luce. Non ti seguo, vabbè, non importa. Intendevo qualche consiglio sulle impostazioni del cellulare iPhone 11 per iniziare a fare qualche video. Allora, dato che... alla base di tutto c'è riuscire a vedere le cose belle che ci stanno davanti alla nostra camera. Facciamo così. Perché questo non vale soltanto per chi fa i video con il cellulare, vale per tutti. Noi abbiamo uno strumento che cattura le immagini in movimento, no? I video. Di conseguenza, se abbiamo un cellulare in grado di catturare video oramai decisamente buoni, come un iPhone, dall'iPhone 8 in su, e simili di altre marche. Le prime cose che dobbiamo fare è vedere se siamo capaci a fare delle belle inquadrature, ma soprattutto a trovare le cose belle da mettere davanti alla nostra camera. Quindi trovare gli spazi giusti, studiare la composizione della nostra immagine, che sia video o che sia fotografica, non cambia niente, la composizione deve essere bella. Dobbiamo cercare i luoghi giusti, dicevo, dobbiamo cercare la luce giusta. E poi i settaggi che andiamo a fare in macchina. È relativo, nel senso che se usiamo il video che fa la macchina, l'iPhone di default, andremo magari a scegliere un numero di fotogrammi adeguato per avere una bella immagine, magari sceglieremo meno fotogrammi, quindi a 24 fotogrammi se possibile. Se ho bisogno di fare lo slow motion, andrò a fotogrammi un pochino più elevati. Se volete potete scaricarvi delle app come Filmic Pro, che sono app che consentono di fare ancora un passaggio in più, nel senso che hai la possibilità di avere più controlli, bilanciamento del bianco, profilo colore, tutta una serie di altre cose. C'è anche l'app della Moment che adesso è molto buona anche per il video. Però
Però certo che si può iniziare a fare col cellulare. Assolutamente sì. Vedi che difatti Enrico Benatti sotto ti sta scrivendo di usare Filmic Pro. FS5, certo che è una bella macchina. Vale quel discorso che ho fatto prima, cioè attenzione perché adesso nell'usato si trovano macchine di qualche anno fa che comunque sono delle bombe, cioè che fino a un po' di tempo fa non sarebbero state accessibili. Cioè vedevate, non so, prendete la C200, la C100, ma sono macchine comunque che hanno un Full HD strepitoso, per cui FS5, certo, figurati, Emanuele. Si chiama, sì, VGH1 Panasonic, il cubotto. Spero di riuscire presto ad averne uno da provare. Sì, c'è questa tendenza di andare verso, appunto, la forma del cubotto. Non lo so. Sulla carta sembra veramente strepitoso. VaporTube. Buonasera. Grazie a te che segui. Grazie a te che segui. Massimo Battaglia. Allora. Grazie per le eleganti. Un commento sullo Slypod di Mozza. Hai avuto modo di provarlo? Grazie, un saluto da Torino. Massimo Battaglia. Io ho un amico che si chiama Massimo Battaglia. Avevo un amico, cioè, ho un amico, ma non lo vedo da un sacco di anni. Non sei un chitarrista per caso, no? Allora, lo Slypod di Mozza è un'invenzione veramente geniale. Non so, sì, l'ho provato, è un oggetto carino. È un monopiede che però ha questo tubo telescopico motorizzato. Secondo me sì, può essere un aggeggio comodo perché fa più funzioni in una. Sì, forse mi sentirei di consigliarlo, soprattutto se uno dice, vabbè, io mi devo muovere, ho il monopiede e ho anche uno strumento che può diventarmi uno slider per fare piccoli movimenti di camera, eccetera. Quindi sì, ne penso bene, penso che abbiano avuto una bella idea. Io non l'ho mai preso, magari un giorno ne prenderò uno, però sì. Ma adesso sul mondo slider, motorizzazioni, diciamo così. Tutti gli strumenti ausiliari alla realizzazione di movimenti di camera che una volta erano quasi insomma possibili solo a un'elite che poteva spendere soldoni, adesso diventano accessibili. Lo Slypod è un esempio e quell'aggeggio lì è un altro esempio perché non è una novità e me l'ha mandato la Zipon da provare e farò, penso, un video a breve, perché l'altro giorno quando l'ho aperto sono rimasto sbalordito perché non l'avevo visto, non l'avevo avuto in mano. E devo dire che la fattura è incredibile, cioè la qualità dei materiali, il packaging è studiato nei minimi dettagli. Sono strumenti che costano qualche centinaio di euro e se la stanno giocando con i big, no? Tipo Edelkron, eccetera, Rhino, che costano un sacco di soldi. Quindi adesso sto facendo un po' di prove e mi sembra ottimo. Così come lo Slypod di Mozza. Sono ottime soluzioni per fare movimenti di camera in portatilità. Questo è relativamente leggero. Ma ve ne parlerò poi nel video che facciamo ad hoc. Massimo, spero di averti risposto. Ivana, ciao. Microfoni direzionali, sì, posso segnalartene alcuni. Diciamo che della Rode, se hai bisogno di lavorarci per fare riproduzioni legate, non so, al mondo del documentario, eccetera, dove hai bisogno di registrare con dei direzionali un pochino più performanti, dall'NTG3-4 in su o
fratelli o cugini Sennheiser, per esempio, no? Dipende un po' dal budget, perché non è che il microfono non dipende soltanto, dipende molto, molto dipende dal budget che abbiamo a disposizione, perché sul direzionale, come su tutti i prodotti per il video, per l'audio in generale, una volta identificato un prodotto, c'è quello di fascia media, c'è quello di fascia alta, c'è quello di fascia altissima. Però devo dirti che gli NTG 3 e 4 sono già degli ottimi strumenti. Poi si tratta di saperli un po' usare, però i Videomic invece sono per la super portatilità, quindi il vlogging, le interviste veloci. Per una produzione già un pochino più importante, andrei su quelli che ti ho citato. Ivana, non so se la domanda era quella. Andrea Di Paola, ciao Giuliano, ciao Andrea. Ha senso cambiare un Canon 1635 IS-F4 che possiedo e presi per un viaggio per un 1635 2.8? Allora, questa domanda di Andrea è molto importante. È importantissima perché fa capire qual è l'approccio da avere quando si sceglie una lente piuttosto che un'altra, no? Allora, qua apparentemente stiamo parlando di un 1635 F4 contro un 1635 F2.8, no? Però il 1635 F4 è un'ottima lente in termini di resa, di risoluzione, il fatto che ha la stabilizzazione è molto 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 performante come lente, no? Per determinati usi. Quindi hai scritto che presi per un viaggio, no? Se dovessi usarla per quello non lo cambierei con un 1635 2.8 sicuramente, soprattutto se è una macchina non stabilizzata, no? Se invece ho bisogno di avere una lente con una qualità ancora di un gradino sopra, perché voglio che la mia fotografia sia molto più particolare, molto più raffinata, eccetera, sicuramente l'idea di andare sul 1635 F2.8 Lelle, la terza serie, non è sbagliata. Però attenzione, perché se tu ti aspetti poi quel tipo di resa in termini di praticità e di portatilità, la stabilizzazione, eccetera, ti ritroverai un pochino deluso, perché su quelle lenti lì così pesanti, poi dipende dalla camera su cui vai a montare, è già una lente un pochino più, proprio perché così dà così tanto in termini qualitativi, non è così semplice poi da gestire, perché nel momento in cui ti manca la stabilizzazione te ne accorgi. Te ne accorgi proprio, specialmente se non hai una stabilizzazione in macchina, il micromosso diventa un problema. Quindi, occhio a queste cose qua. Andrea, ci penserei 4 volte prima di cambiarla. Stasera siete in tanti ancora, quindi mi spiace. Allora, 5 minuti ancora, poi. E ci vedo che ci sono un sacco di domande, mi dispiace. Mi dispiace, vabbè. Vediamo un po' dove siamo qua arrivati. Vado un po' più veloce, va. Ok. Vediamo se ci sono delle domande più utopiche. 16. Sigma 16, sì, buona soluzione. Per chi ha PSC e ha voglia di mettere un Sigma, non sbaglia di sicuro. Rispondo un po' più velocemente. Davide, ciao, mi ha fatto piacere vederti. Carlo, ciao, benvenuto tra l'altro nei corsi. Allora, gimbal, ve l'ho detto prima, attenzione perché ve lo faccio vedere di nuovo. No, prima ve l'ho detto ma non ve l'ho fatto vedere, adesso ve lo faccio vedere proprio fisicamente. Non fate l'errore di non fare questi ragionamenti qua. Vedete, queste sono le ultime versioni: DJI RS2, DJI RSC2, 429-769. Guardate quanto costa il prodotto precedente, Ronin SC229, no? È ovvio che gli ultimi modelli hanno qualcosa in più, però se avete bisogno di un gimbal in quanto gimbal e basta, e a parte il fatto che il Ronin SC comunque di roba ne fa a caterve, Carlo, questo io lo prenderei subito, cioè il Black Friday, il Ronin SC, poi sulla GH5 è perfetto.
Quindi acquista ora. Io non ho nessun interesse, vi dico queste cose qua così, ma non è che me ne frega niente se prendete. Però prima stavo guardando su DJI, sul sito DJI, 229 per il Ronin SC, mi sembra veramente. Non andrei a prendere quelli nuovi adesso, cioè se ho fatto già l'investimento. Poi tu, GH5 più 10-25. Ecco, no, ferma per un momento, bocce ferme, perché 10-25. Ho paura che devi prenderti il Ronin S perché forse sei un po' sbilanciato in avanti come peso, perché è pesante la 1020, 1025 Panasonic. Però ci sarà anche il Ronin S in offerta, credo. Prova a guardare. Comunque la sintesi è io prenderei il modello precedente, non prenderei gli ultimi modelli. Spero di averti detto, Carlo. Ivana, pensi abbia senso come upgrade del Pro tradizionale? Ti riferisci sempre ai microfoni di prima? Ha senso se devi utilizzarla per fare qualcosa di importante in termini di una produzione, produzioni video importanti in cui hai bisogno di un audio che sia ancora di un livello superiore, che comporta però poi ovviamente avere anche un registratore, perché non è che metti il microfono, o quantomeno devi avere una macchina che abbia gli ingressi, ma questo lo sai già di sicuro. Comunque sì, certo che vale l'upgrade, d'altra parte costano decisamente di più. Alexandru, ciao Alexandru. Vorrei aggiungere una seconda camera alla mia 5D Mark III, ma vorrei una con un buon autofocus massimo 1700. Se è solo per il discorso dell'autofocus, io forse mi limiterei anche tranquillamente a una EOS R. Ci sarà forse qualche ragione per cui non pensi alla EOS R, magari perché hai timore di questo crop del 4K, ma se no io andrei sulla EOS R. Microfono GH5 per fare matrimoni principalmente. Rode tutta la vita. È il più pratico di tutti. Il Pro Plus. Ah, ok, per real estate, foto di interni. Tra l'altro, la fotografia dei CCCP 713 AM vale. Credo che sia la fotografia dei CCCP, sì, questo è un concerto dei CCCP, vale tutto. 12 mm per foto di interni, no, no, ci sta assolutamente. Se per il real estate o per gli interni, sì, perché rende bene con questi angoli. Il corso si può comprare con il bonus cultura, urca, non lo so. Michele, sai che non so darti una risposta. Non so darti una risposta. Scrivimi e vediamo, facciamo in modo. Se me lo chiedi, si vede che sei molto giovane, immagino, Michele, perché il bonus cultura o me lo stai chiedendo forse per tuo figlio, non lo so. Comunque, gli under 18enni, diciamo così, under 18enni, bonus cultura o meno, il corso, cioè, troviamo il modo di darglielo. Perché, insomma, ci tengo. Quanti ISO uso in camera ora? 125. Enrico. Giuseppe, quando vuoi. Il fatto che io abbia poche domande da farti dopo i vari corsi con te può voler dire che posso ormai considerarmi un amatoriale advanced. Luca, tu sei veramente un attore nato. Allora, però vedi, non hai. Ce l'hai un canale YouTube tu? No, sì. Luca è un bravissimo doppiatore, che secondo me dovete segnarvi il nome di Luca, perché Luca tra un po' lo vedrete doppiare qualcosa di molto importante. Comunque, io non so se hai un indirizzo. Io so che pubblichi le tue cose su Facebook, ma non so se le pubblichi anche su YouTube, credo. Comunque, è molto bravo Luca. Fa video. Sì, puoi considerarti comunque amatoriale advanced. Ti do il patentino. Ok. Lenti tuttofare sui 200 euro massimo. Di qualità? Non so. Cioè, di qualità no, di sicuro, ma di quel livello di prezzo, per esempio il Canon 10-18 stabilizzato, non è malvagio come lente.
Lo so, capisco benissimo Riccardo, sull'usato bisogna stare molto attenti, ovviamente. Bisogna stare molto attenti. Però, per esempio, io mi confondo sempre RCE, si chiama quella dell'usato, quel franchising di usato. Non costa proprio, non è proprio il prezzo dell'usato del privato, ovviamente, però non ti sbagli, in genere non ti sbagli. Io cercherei l'usato nella mia città e... Lo so, però capisco il problema. Perché magari siete all'inizio e non sapete cosa andare a vedere della macchina, se va, se non va, però potreste cercare delle referenze sulla persona che ve le vende, cioè che la vende, cioè proprio che non sia proprio uno sconosciuto che vi dà poi il mattone, quello vero, quello sì. Sì, io la faccio semplice, ma semplice non è. 24 fotogrammi al secondo è meglio. A meno che non devi fare del rallenti, dello slow motion, perché i tuoi megapixel sono distribuiti su 24 fotogrammi anziché su 50, quindi il singolo fotogramma è più bello. 50 fotogrammi è molto nitido. Adesso molti anche su YouTube usano 50 fotogrammi, a me non piace tanto, non mi piace proprio per niente, perché è troppo nitido, non mi piace, sembra troppo una soap opera. Così come il 4K quando è troppo dettagliato sembra una soap opera. Cesare, certo che puoi farlo il corso, perché noi partiamo da zero poco più. Nel senso che io ci tengo nel corso a ripartire dalle basi, perché ho un mio modo di spiegare le cose che penso possa essere utile a fare. Scattare qualche click nel cervello, se parto da troppo avanti, se parto già dando per scontate alcune cose, sbaglio. Quindi, secondo me è giusto. Con tutti siamo sempre ripartiti da zero. Quindi, se sei interessato, non ti preoccupare perché non ti troverai abbandonato sicuramente. Nel caso, ricordati che c'è il ciao Armandino Dino. Cosa mi dici della G80 con obiettivo Sigma 17-50 2.8 attacco Nikon con Speed Booster? Ma la G80 è un'ottima camera di base, perché ha un sacco di cose, ha stabilizzazione, ha dei bei profili, è una piccola GH5, una piccola GH5. Perché non è un problema se riesci ad adattare, vuoi adattare un 17-50 2.8 con attacco Nikon con Speed Booster? Non è un problema, tanto la GH5 non è certamente performante dal punto di vista dell'autofocus, quindi qualsiasi lente buona che riesci ad adattare non perdi nulla, anzi guadagni qualcosina in termini di luminosità se usi un Metabons. E, quindi bene, ne penso solo bene. Mirrorless e gimbal bastano per iniziare? Basta la mirrorless, basta la camera per iniziare. Camera e lente, anche una lente kit. Il segreto è nel saper raccontare, avere un'immagine di una qualità sufficientemente buona, e da lì si parte. Il racconto è centrale, ovviamente. Allora. Stavo guardando velocemente, non è che mi sono paralizzato. Stavo guardando. Allora. Michele chiede come mai si parla pochissimo del 24-70 2.8 per Sony. Ho visto poche recensioni, si parla sempre del Tamron. Non lo so perché. Il Sigma 24-70 2.8 che io avevo per Canon è strepitoso, bellissimo. Bellissima lente, stabilizzata era quella che avevo, cioè era una lente stabilizzata, quindi. Grazie Andrea, sono contento che ti piaccia il corso. Ricordati sempre del gruppo Facebook se hai qualche esigenza, capire, eccetera, eccetera. Dunque, puoi iscrivermi. Allora, vi dico una cosa.
Io faccio difficoltà a rispondere a tutti, quindi la mia attività che cerco di fare è quella qua su YouTube, quindi rispondo ai commenti su YouTube quando ci sono le live e ovviamente il 90% del tempo lo dedico alle persone che hanno fatto i corsi o che stanno facendo i corsi o che sono nel gruppo allievi che quindi postano domande ma che sono legate ai corsi. Se mi scrivete può darsi che io non riesca a rispondervi, quindi potete scrivermi per i corsi, per cose legate al lavoro, eccetera. Potete comunque provare a scrivermi, mi fa piacere. Però potrebbe essere che non vi rispondo facilmente subito o che ci voglia un po' di tempo, perché ovviamente adesso tanta gente mi scrive, quindi non è per mancanza di volontà, ma è proprio passerei la giornata. Quindi Emanuele, scrivimi sul sito, trovi la mail, ovviamente, non è che non sono irraggiungibile, anzi, però potrebbe volerci del tempo. Eh sì, gli acquisti da privati bisogna stare attenti, bisogna stare attenti, ovviamente molto 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 attenti. Io non volevo essere troppo, non volevo semplificare troppo, però parto sempre dal presupposto che le persone in genere sono più quelle oneste che quelle disoneste, però capisco che i pacchi sono dietro l'angolo, quindi allora, Michele, tu scrivimi, mi scrivi e troviamo una soluzione. Adesso domani mi informo anch'io. Allora, sul sito trovi la mia mail comunque, come dicevo poco fa, Emanuele. Adesso questa cosa del bonus cultura la vediamo in particolare perché giustamente tu mi fai notare una cosa alla quale non avevo pensato. Mi sembra di sì che puoi comprare dei corsi, che puoi comprare dei corsi, però tu mi scrivi info@videomaker121.com e così io mi segno di andare a verificare questa cosa sul sito del ministero, ma 90% si può acquistare. Ragazzi, mi si sta staccando l'ugola, quindi direi di andare a chiudere. Andrea, scrivi tranquillamente sul gruppo allievi e ti risponderanno prima, che sono più veloci gli allievi più anziani che già oramai hanno una discreta esperienza, e poi intervengo anch'io, quindi nessun problema. Sentite, allora, grazie a tutti di essere intervenuti anche stasera. Io dovrei uscire con un nuovo video tra martedì e mercoledì. Continuate a seguire, iscrivetevi, voi sarete, immagino, tutti iscritti e ci vediamo alla prossima live. State bene, tenetevi, insomma, sempre prudenti in generale. Un po', adesso noi oggi siamo usciti dalla zona rossa, quindi siamo diventati arancioni, cintura arancioni. Quindi mi raccomando e alla prossima. Grazie di tutto, come sempre.